In questo video darò una veloce dimostrazione su come utilizzare il giallo argento, un colore antichissimo per vetrata artistica con tonalità che vanno dal giallo limone all'arancione. Abbiamo preparato un vetro dipinto grisaglia, andremo ora a colorare con un giallo ambra il rombo del nostro vetro. Il giallo argento si applica sempre sul retro del vetro, quello opposto della grisaglia. Usiamo sempre una mascherina di protezione. Mischierò il giallo argento con acqua, ma come altri pigmenti posso utilizzare altri medium, quali oli essenziali o aceto. Con attenzione sciolgo il colore perfettamente. Per stendere il pigmento sul vetro userò un pennello non troppo grande e lo intingerò frequentemente nel colore, visto che il giallo argento ha bisogno di una certa compattezza. Userò il pennello di tasso giusto per uniformare un po' lo strato del pigmento. Qualche piccola correzione dove il pigmento ha trasbordato la figura sottostante e poi metto il vetro ad asciugare. Una volta asciutto lo posiziono in forno e lo cuocio a una temperatura di 650 gradi. Una volta terminata la cottura, il giallo argento non ha cambiato per niente aspetto. Ma se poi togliamo con dell'acqua lo strato di pigmento, vedremo che il nostro rombo si è perfettamente colorato col colore che desideravamo. Fate attenzione però, perché il giallo argento non reagisce perfettamente su tutti i vetri. Vi consiglio quindi, prima di rovinare dei tasselli dipinti a grisaglia, di fare un test di prova. Se il test non viene come volevate, potete sempre sostituire il giallo argento con degli semplici smalti.